Termina con una sconfitta la stagione maledetta del Giulianova, che cede al Perugia con il risultato di 4-2 dopo essere stato in vantaggio sul 2-0 al 33esimo del primo tempo. Gara dai due volti, prima parte appannaggio dei padroni di casa, ripresa tutta di marca umbra. Prima della sfida il vice sindaco Francesco Mastromauro, esponenti del Giulianova Nicola Tribuiani e l'ex presidente del Giulianova degli anni 70 Pierino Stacchiotti hanno consegnato un omaggio alla signora Nunzia Curi, sorella del grande Renato Curi, che aveva vestito le casacche di entrambe le squadre. Morì nell'ottobre di 30 anni fa durante Perugia-Juve. La cerimonia è stata salutata con un lungo applauso da parte di entrambe le tifoserie. Fa caldo al Fadini, ma nonostante la calura e nonostante le due squadre non debbano chiedere più nulla al campionato, in campo provano ad interpretare nel migliore dei modi una sfida che sembrava destinata allo 0-0. E il Giulianova ci riesce nel migliore dei modi, tant'è che al quarto i giallorossi si portano in vantaggio. Assist di Palladini per Antenucci, che evita il fuorigioco e beffa Bianchi con un delizioso pallonetto per l'11esimo centro stagionale. Il Perugia dell'ex tecnico del Teramo Marco Cari accusa il colpo al 23esimo. Scartozzi ci prova da fuori la sfera d'un soffio alta oltre la traversa. Due minuti più tardi Uca va a vuoto, Anaclerio si ritrova il pallone in posizione di sparo, ma la mira è da dimenticare. Gli ospiti hanno la forza comunque di accorciare, complice la solita disattenzione difensiva, non sarà l'unica purtroppo della gara. Rubino controlla nell'uno contro uno con Latini e va al tiro, deviazione del difensore che inganna l'estremo giallorosso. È il gol che ricarica le speranze degli ospiti, che al 44esimo sugli sviluppi di un calcio di punizione colpiscono il palo con Rubino, anche questa volta complice una deviazione. Nella ripresa Cari presenta sì al posto di Mazzeo. Le marcature comunque sembrano allentate su entrambi i fronti. Qualcosa cambia tuttavia nei meccanismi della formazione umbra, che appare più vivace. Al decimo la difesa giallorossa ne combina un'altra sul rinvio lungo del portiere Bianchi. Latini e Piva non si intendono, consentendo l'inserimento di Rubino per il 2-2. Inizia la girandola delle sostituzioni. Al 21esimo Croce, pescato bene dalla sinistra, ritarda il tiro facendosi rimontare da Angeli. 26esimo il neoentrato Pisinicca manda a vuoto Uca e va al tiro, vola Visi deviando in angolo. Passano due minuti e il Perugia è in vantaggio. Taurino manda a spasso mezza difesa depositando infine in fondo al sacco. Mezz'ora, il colpo di testa di Croce viene intercettato nuovamente da Angeli. 33esimo, Piva viene travolto da Bernini in piena area. Per il direttore di gara Pizzi di Saronno non ci sono gli estremi per assegnare il penalty. Sul capovolgimento di fronte incredibile l'errore di Pisinicca servito da sì. Al 44esimo su traversone di Bernini, Rubino di testa timbra la tripletta personale inchiodando il risultato sul 4-2. Al termine dell'incontro la squadra giallorossa è andata sotto la curva a raccogliere gli applausi, ma la novità principale riguarda ciò che dovrà accadere appunto giovedì prossimo, quando ufficialmente ci sarà il passaggio delle consegne. Quartiglia lascerà per la nuova cordata che dovrebbe ridare nuove speranze al calcio giuliese.